Benat Inciausti della Movistad ha vinto l'ottava tappa del 98esimo Giro d'Italia da Fiuggi a Campitello Matese, il secondo arrivo in salita dell'edizione 2015 della Corsa Rosa. Alle sue spalle si è accesa la lotta tra i big. Sulla salita conclusiva il primo ad attaccare è stato Fabio Aru, ai meno 4 dall'arrivo. Ai tentativi del sardo hanno risposto i nomi più attesi, su tutti uno straordinario Alberto Contador. L'olandese Kruijswijk della Lotto Jumbo ha dato il via all'attacco buono di giornata al chilometro 58. Quindi ha conquistato in solitaria il primo dei due Gran Premi della montagna di giornata ed è stato successivamente raggiunto da Christophe Van de Velde della Trek, Carlos Alberto Betancourt della AG2R e Franco Pellizzotti dell'Andoni Sidermec. Con quest'ultimo si è poi staccato dai tre al comando. Alle loro spalle il primo attacco tra i big è arrivato proprio da Fabio Aru, che è 4,5 km dalla GPM allungato, portandosi dietro Contador, Port e Uran. Il sardo ha rilanciato ai 1200 metri dal traguardo, con gli altri subito dietro a rispondere. A portarsi alla testa della corsa intanto lo spagnolo Inciausti, che ha raggiunto e superato l'olandese al comando e si è lanciato verso il traguardo. Dietro ancora scintille tra i big, che però tagliano il traguardo tutti assieme, con Fabio Aru, Alberto Contador, Rigoberto Uran e Richie Port.